et sonner de la trompette pour le mois nouveau. Quand vient ce jour de fête pour notre Dieu. Annunciate a tutto il mondo che è giunto a noi il giorno della festa per il Signor. Tocad los instrumentos para el nuevo mes, pues es día de fiesta de nuestro Dios. Stimmet ein mit den Trompeten in den Jubelklang, wenn kommt der Tag des Festes für unseren Gott. Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Preghiamo. Dio misericordioso, salvezza eterna dei credenti, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi, perché possano insieme a noi renderti grazie nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Prodigia compiuto, cantatelo in tutta la terra. Alleluia, alleluia. Chante le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chante le Seigneur, terre entière. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi Domine. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie.
Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussätzige und der Mann war rein. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Mosso a compassione tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli guarì. Kommt, bringe dem Herrn Lob und Ehre, denn schuf alles so herrlich. Lobpreist den Herrn, alle Völker. Halleluja. Cari fratelli e sorelle, cari audiolesi, lasciamoci stasera toccare da Gesù che passa. Fra poco Gesù, presente sotto i segni del pane, sarà qui in mezzo a noi. Lasciamoci toccare nel cuore, nella nostra vita, perché la lebbra del peccato scompaia. Facciamo in modo realmente di essere i prediletti di Gesù. Soprattutto voi che sperimentate la vicinanza alla sofferenza e alla croce. Gesù, in maniera particolare, passa stasera qui per voi, passa per tutti noi. E qui Gesù in mezzo a noi. La nostra fede ci porta a dire: Gesù, tu sei il Signore, tu sei il Re della mia vita. Thank you.
Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus présent au milieu de nous. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus, mitten unter uns im eucharistischen Brot gegenwärtig in Stille an. Wer es vermag, ist eingeladen, sich zu knien. Se possibile, ci inginocchiamo per adorare in silenzio il Signore Gesù presente in mezzo a noi. Jésus, notre chemin. Jésus, notre vérité.
zu Kindern uns das Wort, glückselig ich Armen im Geiste. Er kam zum Heilen die bedrückten Herzen. Du nom jaillissante,
Deus qui nobis tu sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti, tribe quesim suita nos corporis et sanguinis, tui sacra misteria venerari, ut redentiones tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Kyrie. Heile mich uns. Christe eleison, Signore, guariscici. Signore, guariscici. Kyrie. De tout péché, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Kyrie. Hass, befreie uns, o Herr, befreie uns, o Herr. Christ, da ogni sofferenza, liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Kyrie.
Jésus, doux et humble de cœur, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Kyrie. Magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Magnifica, magnifica, anima mia, Domino. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Magnifica, magnifica, anima mia. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Gott jubelt über Gott, meinen Retter. Mein Zilde Herr, verrückt wurde mein Redner, rot mein Verlosser. Magnifica, magnifica, anima mea,
po' tutto più facile, perché a Lourdes è facile sostare qui alla grotta, fare silenzio, pregare. Casomai, chiedo scusa, non sappiamo neppure cosa dire, però siamo contenti di stare qui. Sentiamo la sua compagnia, la compagnia di Maria. Sentiamo che lei come una mamma legge nel nostro cuore e legge anche quello che noi non riusciamo a dire, non sappiamo dire, ma vogliamo dirlo. E lei è qui con noi e noi siamo qui con lei. E allora Maria è con noi e lei ci invita quindi a prendere questo tempo per stare con lei e stare col suo figlio Gesù. Perché? Perché le nostre vite, sorelle e fratelli carissimi, sono spesso sconvolte e noi ne conosciamo le lacune, le motivazioni. Ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni di disagio, di dolore. A Cana mancava il vino, ci dice il Vangelo. Mancava la gioia, mancava la speranza, il gusto di vivere. Forse anche a noi manca qualche volta o spesso, manca la gioia, manca la speranza, qualche volta anche il gusto di vivere. E siamo qui per dire a Maria: non ho più vino, non so più cosa dire, sono un po' con le ruote a terra, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno che tu chiedi a tuo figlio Gesù che cambi quest'acqua in vino. E quindi questo vino che manca, spesso mancano all'appuntamento la gioia, la speranza, il gusto di vivere, all'appuntamento della nostra vita personale, quella delle nostre famiglie, delle nostre comunità cristiane, nel lavoro, nella vita sociale. E Maria qui a Lourdes ci indirizza verso Gesù, come lei ha indirizzato i servi verso suo figlio nella fiducia. Maria, in fondo, ci dice qui in questo luogo: non temere, abbi fiducia, non perdere la speranza. Io sono con te e sono io che parlo di te a mio figlio. E quindi Maria, ecco perché ci indirizza verso suo figlio, perché dobbiamo avere fiducia di lei, perché lei ci porta a Gesù. Maria, sorelle e fratelli carissimi, ci propone un incontro di speranza e di gioia affinché la nostra esistenza risponda all'appello della conversione, la chiamata a diventare sante. E noi dobbiamo crederci che noi, proprio noi, ciascuno riferisca a se stesso, proprio noi siamo chiamati a diventare santi. Però qualche volta, ditemi se non è così, siamo i primi noi a non crederci. Cioè, io santo. Meno male, perché vuol dire che sappiamo chi siamo. Sappiamo che qualche volta di santo c'è poco in noi. E questo è buono, non che ci sia poco, che ci rendiamo conto. E quindi sappiamo che siamo persone che hanno bisogno della misericordia, che hanno bisogno della conversione, che dobbiamo metterci in cammino. Non siamo arrivati, non siamo migliore degli altri. Quindi prendiamo coscienza di essere chiamati a diventare santi. Questo è un cammino difficile, ma non impossibile. Allora Gesù è sempre in orario nella nostra vita.
Si tratta dell'ora del nostro battesimo, della chiamata a camminare con Lui, affinché le nostre vite cantino la santità di Dio sotto il soffio dello Spirito Santo. Sorelle e fratelli carissimi, ognuno di voi rimarrà qui a Lourdes il tempo che potrà, poi tornerà a casa e racconterà le meraviglie. Ed è bello. Ma chi sta a casa è contento, contenta di sentirci raccontare, però poi può darsi che si farà la domanda: ma tutto questo per te cosa ha significato? Quasi come a voler dire: ma qualcosa è cambiato nella tua vita? O sei sempre lo stesso, sempre la stessa, nonostante questo pellegrinaggio a Lourdes? Che ne dite? Quindi è qui che Maria ci aspetta e ci dice: vai da mio figlio, fai quello che ti dirà. Cosa ci chiede? Di convertirci. E convertirci significa cambiare un po' la vita. Bernadette dirà: le apparizioni mi hanno cambiato la vita. Quindi Bernadette si rende conto che questi incontri l'hanno convinta a vivere da buona più cristiana, se possiamo dirlo, e quindi a fare opere di bene, ad essere più positiva. Allora ecco qui, la conversione è accogliere la forza del risorto già all'opera nelle nostre vite. Allora mettiamoci in sintonia con Lui. Concretamente, in questi giorni, in questo pellegrinaggio, in questo tempo che avete la possibilità di stare qui, quale parole, quale gesto di Gesù vogliamo ricordare per collocarli nelle nostre vite? Dobbiamo andare via da qui con un messaggio chiaro. Gesù, attraverso Maria, mi ha detto questo, ma non tanto per dirlo agli altri, perché lo conservi nel cuore, come Maria conservava tutte quelle cose nel suo cuore. Ci siamo? Sì o no? Ma ci proviamo? Siete almeno d'accordo? Almeno cominciamo, no? Cominciamo. Quindi, concretamente, allora, avanti, come possiamo accogliere, condividere tra di noi questo vino nuovo del Vangelo e portarlo attorno a noi? Alzati e cammina, dice Gesù a ciascuno di noi. Egli ci prende per mano attraverso sua madre e ci chiama ad essere uomini e donne di speranza. Questo è sempre il momento di instaurare, di rinnovare con Lui, con Gesù, un'alleanza d'amore. Allora capite che Lourdes è questa terra di alleanza, di conversione. Lourdes è questo luogo che ci aiuta a dire: voglio fare sul serio. Adesso voglio fare sul serio. E allora, qualunque cosa vi dica, fatela. Cosa ci dice? Ci dice di essere più buone, di essere più comprensivi, più misericordiosi. Ma non da chiederlo agli altri. Io devo farlo agli altri. Allora riceviamo, sorelle e fratelli carissimi, queste parole di fede di Maria, sua madre e nostra madre. E facciamole nostre con l'aiuto di Maria, perché possiamo metterle in pratica, perché non venga mai meno la gioia, la speranza, la serenità nella nostra vita, nella vita di ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.
Buonasera e benvenuti a tutti. Ci prepariamo alla recita del Rosario e per non essere disturbati durante la preghiera vi invito a controllare se il proprio telefono cellulare è stato spento. Provate a dare un'occhiata. Vi ricordo che la prima parte del Padre nostro, dell'Ave Maria e del Gloria al Padre è recitata da noi sacerdoti, la prima parte. La seconda parte, la risposta, cercheremo di darla tutti assieme, iniziando e terminando assieme. Io ricordo sempre, dico, che a iniziare insieme inizieremo. Non so se riusciremo a terminare assieme. Sapete perché? Basta che uno va più lento, l'altro più forte, uno alza la voce, l'altro la bassa. Cosa provoca questo? Gli amen, amen, amen. Non è bello, niente di male, però non è bello, perché siamo qui per pregare tutti assieme, vero? Se no saremmo andati alla prateria, ognuno per i fatti suoi. Siamo tutti assieme. E quindi come possiamo risolvere questa piccolissima difficoltà? Cercando di ascoltarci. Se ci ascoltiamo tra di noi, se non corriamo, se non alziamo la voce, vedrete che ci sarà un solo amen. Ci proviamo? Vediamo. Pure perché voi sapete che fra qualche minuto, grazie a TV2000, solamente dall'Italia, ci dicono solo dall'Italia, perché ci sono altri paesi che seguono il Rosario a quest'ora da Lourdes, sono 2 milioni di persone, quindi forse anche voi qualche volta lo fate. Ecco. Ed è bello, vero? Quindi, e credo che siete contenti quanto qui cerchiamo di pregare bene, vero? Stasera tocca a voi. Vediamo, Perché se no poi mi telefonano e mi dicono, ma padre, perché facevano così? Perché io poi gli devo dire, ma perché hanno il braccio che gli fa male, ogni tanto lo devono alzare. Bene. Allora, prepariamoci a questa preghiera, perché questo è anche il momento per pregare per tutte quelle persone che sicuramente, venendo a conoscenza di questo vostro pellegrinaggio, vi hanno chiesto di ricordarle qui alla grotta. Chissà quante persone hanno detto, ricorda, prega pure per me alla grotta. E lo vogliamo fare. Allora ci prepariamo, facendo silenzio, adesso e anche dopo, perché è importante non disturbare chi rimane a pregare anche dopo il Rosario. Bene, grazie.